Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'orzo di primavera. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono orzo perlato, piselli, carote, pesto di basilico, parmigiano grattugiato, sale, pepe e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il sale, posizioniamo il cestello con l'orzo, chiudere con il coperchio, posizionare il varoma con carote e piselli, chiudere con il coperchio e facciamo cuocere per 30 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Le verdure sono cotte. Anche l'orzo è cotto. Rimuoviamo il cestello, buttiamo l'acqua e trasferiamo il tutto in una ciotola capiente. Aggiungiamo il pepe. Il pesto, e il parmigiano. Li amalgamare bene con la spatola. Trasferire in uno stampo ben imburrato. Dopo aver trasferito il composto nello stampo e aver compattato bene, cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti circa. L'orzo è cotto, lasciare intiepidire, sformare e servire. Orzo di primavera. Grazie e alla prossima ricetta!